Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo svuota la spesa Tigotà. Vi mostrerò cosa ho acquistato con le offerte del volantino di luglio. Sono valide solo nei negozi queste offerte, altrimenti online trovate sempre altri sconti. Ve lo faccio presente perché non sempre le offerte da volantino sono valide anche online. Allora, partiamo dalle certezze. Nella vita ci vogliono delle certezze, una di queste è sicuramente il Rio Melaceto con aceto di mele biologico. Mi viene da ridere perché ve lo faccio vedere sempre. Questo non può mai mancare nei miei svuota la spesa Tigotà, a meno che non ce l'abbia già nelle scorte. Comunque, questo è un prodotto che compro e ricompro. È un prodotto multiuso che sgrassa e igienizza, adatto a tutte le superfici. Questo è un prodotto che io utilizzo anche per pulire il frigo, elimina gli odori, fa veramente un ottimo lavoro anche con gli elettrodomestici per pulire il forno a microonde e quindi ve lo continuo a consigliare se non vi dà fastidio però il profumo dell'aceto di mele, ecco perché qua si sente. È naturale, efficace, non contiene solventi ed è adatto anche per l'acciaio e le cromature. Poi un'altra certezza è lo smacchiatore della KH7. Questo è molto efficace su tutte le macchie. Io ho provato diversi smacchiatori anche quando avevo i bambini piccoli. Questo è l'unico che rimuove quelle macchie più dure, proprio da eliminare, come il sangue, il cioccolato, l'erba, ecco. Questo elimina qualsiasi tipo di macchia. È molto efficace anche sul make-up se avete delle maglie o delle camicie sporche. Tipo, a me è capitato di sporcare di fondotinta un colletto di una maglietta bianca. Ho lasciato agire questo smacchiatore per 5 minuti, poi ho fatto il lavaggio normale e la maglia è tornata come nuova. È un prodotto che non contiene candeggina rispetto a tessuti e colori. Questo è nel maxi formato da 750 ml, veramente il top. Poi un prodotto che invece non ho mai comprato, ma ho voluto provare perché era in offerta, è questo gel per lavastoviglie di Svelto, la versione titanium, che dovrebbe essere efficace anche nei cicli brevi. Questa è una bottiglia 100% di plastica riciclata. E quindi, visto che era in offerta, l'ho voluto provare, ma di solito prendo Green Emotion, che si trova solo da Tigotà, oppure il Finish, che per me rimane uno dei migliori. Poi, due ammorbidenti, sempre di Fabuloso. Questi sono con il 98% di agenti ammorbidenti di origine naturale. Ho preso le due versioni presenti in negozio. Questi li trovate in offerta, fiori di lino e fiori bianchi. Spero siano validi come quello al cocco che di solito prendo, oppure anche le altre profumazioni. Questi di Fabuloso di solito mi piacciono. Ho voluto provare questi perché comunque sono attenti all'ambiente, hanno una formula biodegradabile. Come detersivo, poi per la lavatrice, ho preso questo di Soft che acquisto di solito, che adesso si trova in offerta, costa veramente poco. Questa è la versione Green Oxygen. Ci sono anche delle altre versioni, una blu mi sembra. Io di solito prendo quella. Poi un detergente vetri che per me rimane proprio il numero uno, come c'è scritto sopra, è questo di Quasar, formula originale con alcol, è l'unico che non mi lascia gli aloni sui vetri. Ne ho provati anche qui veramente tantissimi, ma io ho sempre il problema degli aloni. Questo è uno dei pochi, anzi penso l'unico, come vi ho detto, che fa sì che non mi rimangano gli aloni, e delle volte mi rimangono anche con questo perché io proprio con i vetri non ci vado d'accordo, però questo è secondo me quello più valido che c'è in assoluto. Ci sono anche le ricariche, io sbadatamente ho buttato via tutto il flacone, quindi ho preso quello con lo spruzzino, però trovate anche le ricariche.
Poi ho preso le ricariche di Glad, queste per il diffusore Sense & Spray nella versione Relaxing Zen, che è quella che prendo di solito, anche queste erano in offerta. Hanno una profumazione di fiori di loto che è veramente molto buona, mi piace, compro sempre queste. Avevo preso il mese scorso, c'erano in offerta quelle all'anguria, che erano buonissime, così erano anguria e cetriolo, mi sembra, boh, comunque erano buonissime, ma erano in edizione limitata, quindi non le ho più ritrovate. Poi, passando al beauty, allora vi faccio vedere cosa ho preso. Questo ve l'ho già mostrato perché era nei top e flop low cost. L'ho ripreso, lo shampoo secco, sempre nella versione cherry di Bellery, perché visto che non so se è un espositore in permanente oppure lo toglieranno, l'ho voluto riprendere perché questo funziona benissimo, rinfresca i capelli, non lascia la polverina bianca, riuscite a tamponare con la mezza giornata se non avete tempo di lavare i capelli. Questo non li rende secchi e li va proprio a rinfrescare, lasciando anche un buon profumo. Esiste in più versioni. Poi, sempre per i capelli, ho preso questo scrub detox shampoo di Sunsilk, che vi ho già mostrato nella versione rosa. Ho preso questo per cute e capelli grassi, che mi è stato consigliato perché dovrebbe mantenere i capelli puliti più a lungo. Questo ovviamente lo devo ancora provare, vi farò sapere, contiene tè verde e limone. Poi un balsamo, una maschera in realtà, io la utilizzo come balsamo, di Essol Natural Bio, anche questa in offerta. Stavolta ho preso la versione finocchio e cedro rivitalizzante, di solito prendo quella arancia e bergamotto, di cui vi mostro da anni anche lo shampoo. Stavolta ho voluto prendere questa, l'ho provata stamattina, ha un ottimo potere condizionante, ammorbidisce benissimo i capelli, li districa e li lascia proprio belli, luminosi, non li va assolutamente ad appesantire. Io questa la utilizzo anche vicino al cuoio capelluto e non me li ingrassa. Qui c'è scritto che va lasciata agire e massaggiata anche su tutta la cute. Ecco, io su tutta la cute non l'ho massaggiata, però l'ho messa praticamente a questa altezza e mi ha lasciato i capelli morbidissimi, e vedete, non sono assolutamente appesantiti, anzi sono molto morbidi. Mi è piaciuta molto come maschera, non ho trovato differenza onestamente rispetto a quella arancio bergamotto. Poi ci sono tutti i solari di Garnier in offerta sconto 40%, quindi ho preso questo in maxi formato, che è un SPF 50+, molto resistente all'acqua, non unge, non appiccica, speriamo, non l'ho mai provato. Anche questo 100% plastica riciclata, lo spruzzino mi ricorda un po' un prodotto per pulire i vetri, però spero che sia efficace, che non sia appunto appiccicoso, che non faccia scia bianca. Questo è indicato per pelli sensibili, protegge contro gli UVB, gli UVA e gli UVA lunghi, non contiene profumo e ha una formula rispettosa per la vita marina. Vi farò sapere, nel caso l'abbiate provato, fatemi sapere voi come vi siete trovate. Ecco, spero solo che non faccia scia bianca o che sia pastoso. Visto che c'è questa offerta, vi segnalo anche l'antimacchia Super UV, che si trova a 6 euro e 8, quindi ottimo prezzo. Se andate da Tigotà, provatelo, se non l'avete ancora provato ovviamente. C'è anche nella versione rosa per pelli sensibili, mi sembra. Questo è quello con acido ialuronico che vi mostro sempre. Comunque hanno dei prezzi bassissimi, anche questo da 300 ml l'ho pagato all'incirca 10 euro. Poi ho preso una maschera di Garnier Skin Active, questa che è per la notte, super idratante e rigenerante con acido ialuronico, acqua marina e fiordaliso per pelle stanca e sensibile. Questa è una novità, tra l'altro è anche biodegradabile, quindi la maschera si può gettare direttamente nell'umido una volta fatta. Poi di Essence ho preso un eyeliner per mia figlia, questo super fine in penna, mai provato. Poi vabbè, io non uso gli eyeliner, quindi questo lo darò a lei.
vedremo se funzionerà e se terrà bene tutta la giornata. Poi questo Make Me Brow, che è quello che compro e ricompro, che contiene le fibre, quello per fissare le sopracciglia, questo è nella colorazione 01 Blondie Brows. Questo anche ve l'ho mostrato tantissime volte. E un altro prodotto immancabile è il Top Coat Extreme Gel. Questo per me è uno dei migliori low cost. Fa un bel effetto gel, asciuga rapidamente, fa durare bene lo smalto, lo rende brillante, lo sigilla bene. Super veramente per essere low cost. Poi un prodotto nuovo, ho preso questo bronzer opaco di Freshwear, sempre della linea 24 ore, questo è uscito da poco ed è resistente all'acqua, al sudore, questo dura molto bene tutto il giorno, l'ho già utilizzato, è quello che indosso anche oggi. Io ho preso la colorazione 300, che è la light medium, nell'espositore era segnato come sottotono caldo, per me neutro, invece il medium, che è segnato come sottotono neutro, per me caldo, risulta un pochino aranciato. Svuociateli bene prima di acquistarli, perché vi dico, io stavo prendendo il medium, ma andandolo a svuociare mi sono resa conto che per me era troppo caldo e quindi ho preferito prendere questo. Alla fine ho azzeccato il colore, è veramente molto bello e setosissimo, ha una texture bellissima. Questo prodotto ha la stessa confezione del fondotinta in polvere, sotto trovate poi lo specchietto, ecco qui la spugnetta non c'è, ed è un bronzer che adesso trovate anche su Look Fantastic con il mio codice sconto, tra l'altro l'ho andata a pagare sugli 11 euro, quindi ancora meno che da Tigotà, che adesso è in offerta 14,50 euro o 90 euro, comunque lo trovate in offerta da Tigotà. Bello bello questo bronzer, mi è piaciuto moltissimo fin dal primo utilizzo. Altra segnalazione che vi faccio prima di salutarvi, questi balsami colorati per labbra della linea Glow Paradise di L'Oreal. Quello che indosso oggi è la colorazione 191 Nude Heaven, si trovano da Caddis, ecco, non da Tigotà, da Tigotà ancora non sono arrivati, però li ho avvistati da Caddis a 12,90 euro mi sembra. Questo è un prodotto bellissimo, rende le labbra morbide, belle luminose, mi piace un sacco, lo utilizzo sempre, quindi ve lo segnalo perché si trovava già online su Notino, su Makeup, però adesso che è arrivato anche nei negozi ve lo dico, se vi interessa acquistare direttamente in negozio e vedere le colorazioni, questo è veramente un prodotto super. Termina qui il mio video, spero di avervi dato qualche spunto utile per la vostra prossima spesa o semplicemente di avervi tenuto un pochino di compagnia. Vi mando un grande abbraccio, vi ricordo anche di lasciare un pollice in su se il video vi sarà piaciuto e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per continuare a rimanere in contatto con me e a supportarmi. Grazie come sempre per la vostra presenza e noi, se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!